Allora... La giornata di ieri è stata intensa, ma non tanto per me: per me è stata divertente, ma posso assicurarvi che per qualcuno ieri è stato quasi un incubo e si è scatenato un tale casino, una tale shitstorm che mi sono detto: forse è meglio girare un video per fare il punto della situazione, rispondere ad alcune domande e spiegare le motivazioni dietro alcune scelte. Perciò eccoci qua. E se non sapete ciò che è successo, recuperate il video di ieri, lo trovate fra le schede o in descrizione. Lì è spiegato tutto e io non ripeterò cosa già dette ma vorrei partire proprio da quel video perché l'ho pubblicato e qual era il mio obiettivo beh è presto detto il mio obiettivo non era solo quello di far rimuovere due articoli copiati di sana pianta dal mio libro spinoza e popcorn ma era anche quello di ricevere scuse pubbliche sulla pagina facebook del super uovo e io questa cosa nel video l'ho detta a una condizione io pretendo delle scuse pubbliche Chiaramente era il mio obiettivo e questo obiettivo è stato raggiunto, certo in modo titubante, dopo un sacco di maracchelle, parole inutili, accuse futili, comportamenti infantili, ma... L'obiettivo è stato raggiunto e questo per me è importante. E quindi vorrei rispondere a quelli che mi chiedono, Rick, ma perché? Perché hai pubblicato il video? E non hai invece scritto in privato a Grieco, agli amministratori, ai redattori? Insomma, volevi un po' di visibilità? Ma scusatemi, il mio lavoro viene in modo fraudolento, copiato, incollato su un sito, millantato come prodotto autoriale di qualcun altro viene letto da migliaia di persone senza che mi venga quindi riconosciuto il merito di quel lavoro, con un danno quindi non solo economico ma anche di immagine. E io, secondo voi, dovrei reagire strisciando piano piano nella chat privata di Pier Matteo Grieco dicendogli in silenzio, ehi Pier, ti prego, visto che questa cosa mi ferisce, puoi rimuovere gli articoli copiati da due capitoli del mio libro? Ti sarei molto grato se lo facessi. Ma scusate, eh... Io ho chiesto scuse pubbliche per due motivi, anzi tre motivi principali. Uno, veder riconosciuto il mio lavoro, cioè il superuovo deve dire, e l'ha detto, che quel lavoro è mio, del mio libro. Quindi sì, voglio anche pubblicità al mio libro, eh cazzo, ci mancherebbe il minimo. In secondo luogo, ho voluto le scuse pubbliche per far sapere alla community il comportamento fraudolento di cui sono stato vittima. Anche questo è importante. Ma il terzo motivo è ancora più importante. Far percepire a chi ha compiuto quell'atto la gravità di quello che hanno fatto. Inoltre, io ho preteso che nelle scuse ci fosse una frasetta finale con scritto: infatti, c'è scritto, staremo più attenti in futuro, perché l'altro mio intento è far sì che il superuovo migliori la propria relazione con la community perché altri non finiscano nella stessa mia situazione. Ecco, questi sono i motivi per cui ho pubblicato il video e gli obiettivi sono stati raggiunti. E qui devo aprire un altro capitolo. Sono stato invaso durante la giornata di ieri su Instagram, Facebook e anche via mail, da messaggi della community che hanno denunciato migliaia, migliaia di comportamenti simili eh, portati avanti dal superuovo, dai suoi amministratori e via dicendo. Quindi. Eh cose copincollate, diffuse, rimescolate dai meme alle musiche. Mi è stato detto di tutto e ho scoperto ieri, l'ho scoperto perché prima non lo sapevo, che c'è una grande ostilità della community nei confronti del Superuovo. Io non ne ero a conoscenza perché non seguo il Superuovo. Anche se sono un influencer, sono un po' un boomer e non seguo questi gossip, queste cose, quindi non ne sapevo nulla. E quindi sono cascato dal pero. Cioè io prima di registrare il video non sapevo che c'era tutta questa cosa, avevo sentito qualcosa, ma non potevo immaginare che c'erano interi gruppi con migliaia di persone su Facebook che sono costruiti su questa ostilità. E voglio dire una cosa. Mi dispiace, mi dispiace per voi che avete subito un comportamento simile a quello che ho subito io, perché so, so che è fastidioso, che dà il nervoso, che è ingiusto e che andrebbe... Per quanto possibile punito, ma io non lo sapevo. E non sapevo neanche quando ho girato il video che sarebbe diventato così virale al punto da creare una caterva di disastri di shit. -store. Ragazzi, è stato veramente incredibile ieri. Era dai tempi di Selvaggia non mentire che non vedevo un tale casino <ride> su una pagina Facebook. E quindi, qui voglio dire una cosa importante. Io non ero a conoscenza di questa cosa. Fossi stata a conoscenza, forse avrei detto e fatto delle cose diverse. Forse sì, forse no, non lo so. Eh, con i se e con i ma non si fanno questi ragionamenti. Però una parte di questa community mi ha eletto a vendicatore, non mascherato, eh, del, degli atti a quanto pare fraudolenti portati avanti da queste persone. Mi dispiace se avete pensato questo, perché io non ne ero a conoscenza e io quando ho girato il video ho detto una cosa molto chiara, voglio delle scuse pubbliche, nel caso non fossero arrivate le scuse pubbliche io avrei messo in atto altri comportamenti. E ci sono quei comportamenti, il che significa che se in futuro dovesse ripresentarsi questa cosa nei miei confronti o nei confronti di qualcuno a me vicino, non avrò nessun tipo di remora lì ad agire. Ma nel video io ho detto una cosa importante, ho detto voglio delle scuse pubbliche e nel caso dovessero arrivare io me le farò bastare e la mia parola per me ha ancora valore. E ho ricevuto tanti messaggi quando io ho scritto il commento accettando le scuse un po' sgangherate di Pier Matteo Grieco sulla pagina del superuovo. Quando ho scritto quel commento, ho ricevuto una montagna di controcommenti, e anche messaggi privati di gente che mi dice: Ah no, ma sei un codardo, sei un vigliacco. Ma come? Ma tu dovevi distruggere la pagina del Superuovo? Alcuni mi hanno mandato il meme con Obi-Wan Kenobi. You were the chosen one, tu eri l'eletto. Mi dispiace se avete percepito questo, ma dovete saper separare la aspettativa. Di una community, da quelle che sono le intenzioni di una persona. Le mie intenzioni erano diverse dalle aspettative da voi create. Lo ribadisco, non solo mi dispiace se voi avete vissuto dei comportamenti simili a quelli di cui sono stato vittima io, veramente è odioso, ma non lo sapevo. Mi dispiace se quindi avete percepito me e la viralità della mia denuncia come un modo per prenderci una rivincita sul super uovo, ma non era il mio intento vogliamo aggiungere un fatto vogliamo aggiungere il fatto che comunque la rivincita c'è stata cioè io credo io, ci sono migliaia di dislike quindi di, di persone che sono tolte dalla pagina del superuovo ogni post dell'ultima settimana è invaso di meme su meme insultanti eh, derisori e via dicendo credo che il danno d'immagine sia comunque abbastanza grosso per le persone coinvolte un'altra cosa mi dispiace per i redattori del superuovo che si sono trovati coinvolti in questo disastro, ma che non hanno colpe. È evidente che gli unici colpevoli di quello che è successo sono l'autore dell'articolo, che aggiornamento esiste e mi ha scritto in privato, l'autore dell'articolo e gli amministratori della redazione, cioè coloro che dovrebbero vigilare su queste cose, perché, caro Pier Matteo, lo so che tu ti senti non responsabile, ma sei responsabile di quello... Che i tuoi redattori pubblicano sul tuo cazzo di sito. Ok? Quindi questi sono gli unici due responsabili e mi dispiace, lo dico con il cuore, per tutti quegli altri redattori, articolisti, 70.000 articolisti e 18.000 grafici eh, che si sono trovati coinvolti da una vicenda di cui non sono responsabili. Il mio invito. Caro Superuovo, Grieco, Redattori, è di pensarci dieci volte la prossima volta prima di fare una cosa anche lontanamente simile a quella che è stata fatta, quindi siate un po' più vigili e un po' più responsabili. Quindi mi dispiace per chi è stato coperto di merda senza meritarlo, ma dall'altra parte ribadisco, cara community che provi questa ostilità nei confronti del Superuovo, ti capisco, anche oggi faccio parte di quella community, ma, ma il mio obiettivo è stato raggiunto. E ho la speranza, visto che quello che ho detto ieri nel video, io delle persone penso sempre bene e poi a prove certe penso male, voglio sperare che le scuse eh, abbiano una conseguenza. E la conseguenza sarà appunto che tutti quanti dentro quel sito ci penseranno 10-15 volte prima di lanciarsi in altri comportamenti di questo tipo, che sono odiosi. Però. Non insultate me, cioè nel senso, non, non, ha se non ha veramente senso che qualcuno mi scriva, ah ma allora volevi solo visibilità, no non, non c'entra un cazzo la visibilità, ah ma allora sei sullo stesso piano, ah ma codardo, ma... Gente, fermate la pancia, io capisco, capisco che avete questo astio, però non ho voglia di bloccare così tanta gente che magari sarebbe dalla mia parte, però si fa prendere da questa emotività. Io il mio obiettivo l'ho raggiunto. Se questo obiettivo dovesse venir messo in discussione in futuro per altri comportamenti simili o prese di posizione diverse vi dicendo io agirò di nuovo senza problemi, ma ad oggi, a questo momento, cioè oggi è martedì mi sembra, oggi che cazzo di giorno è, sì oggi è martedì 21, è la quarantena, eh, gioca questi scherzi, alle 11.36 il mio obiettivo è raggiunto e sono contento di quello che ho raggiunto. E spero che questo abbia comunque un effetto sulla community, che il danno d'immagine derivato da questo tipo di comportamento abbia come conseguenza la maggior attenzione in futuro, e quindi tutti quanti possano trarre beneficio anche da quello che io ho fatto. Ok? Mi pareva doveroso dire tutto questo. E cos'altro, mi sembra di aver detto tutto. Spero di essere stato chiaro, di non essere fraintendibile. Eh, non è stata una situazione piacevole, però almeno ci siamo divertiti. E in questo divertimento, visto che vorrei finire sdrammatizzando un po', concludo questo video con una carrellata dei migliori meme che mi avete mandato nella giornata di ieri, che ce ne sono alcuni veramente, veramente che meritano. Non posso scrivere gli autori di tutti questi meme, ma sappiate che non li ho fatti io. Ah sì, no, uno l'ho fatto. Ed è questo qua. Questo meme è una mia opera potete diffonderlo senza attribuirmi il merito, non me ne frega un cazzo, e però tutti gli altri meme non sono miei, quindi io mando una carrellata grazie a chi li ha prodotti, spero che non vi incazzerete se io li riproduco senza darvi il merito dell'autorialità, però sono troppo divertenti per essere lasciati nella mia cartella privata eh, del computer. Detto questo... Divertitevi con i meme, grazie mille per tutto il supporto, quello che mi avete scritto e benvenuti a tutti i nuovi ascoltatori, insomma sarà un piacere intrattenervi come si deve e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso via la carrellata di meme.